Bentornati a Play Digital, il magazine che si chiede e prova a rispondere alla domanda: qual è l'impatto della tecnologia sulle nostre vite? Una delle prime startup nate nel sud Italia? Play Digital lo sa e siamo andati in Sicilia a intervistarne i fondatori. In Italia non è scontato avere un sito web, mentre invece negli Stati Uniti qualunque attività, qualunque bottega inizia il proprio percorso contestualmente all'apertura del contratto per l'energia elettrica, stipula anche il contratto per avere il sito web. Abbiamo realizzato inizialmente due siti web nella zona di Taormina e questo è stato il nostro inizio. Dopo i due siti web, questi clienti ci hanno portati altri. Nel giro di un'estate siamo arrivati a oltre 70 hotel. Dopo abbiamo aperto la nostra piattaforma a tutta Italia e abbiamo consentito a tutti di creare siti web utilizzando la nostra tecnologia. Abbiamo iniziato dai siti web, ma oggi il prodotto è molto variegato, si può fare e-commerce, booking engine per gli hotel, c'è un CRM per la gestione dei clienti, strumenti di marketing e di marketing automation che consentono alle piccole e medie imprese di fare appunto marketing. Oggi Flazio è diventato un partner, un alleato che a 360 gradi copre tutte le esigenze di una PMI. Nell'anno della pandemia abbiamo portato online 5.000 siti e-commerce e più di 10.000 siti tra booking, blog e siti vetrina. Questi siti web sono completamente diversi tra di loro. Abbiamo diverse storie di successo, come ad esempio quella di tre ragazzi che hanno portato online l'azienda di famiglia e sono riusciti tramite il proprio sito web a raddoppiare il proprio fatturato. O quella di una ragazza di Bergamo che produce dei cerchietti veramente originali che durante la pandemia sono stati apprezzati da Fedez, la Ferragni o comunque persone di spicco. L'Italia è un case study interessante perché è cresciuta moltissimo durante la pandemia, non perché sia cresciuta realmente, ma perché prima era troppo dormiente. Trovate questa e tutte le altre puntate di Play Digital qui su RaiPlay, sempre, sempre, sempre.